Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Non passeranno molti giorni e la natura si trasfigurerà. Il bello che ha dentro verrà fuori. Qualcosa di simile a ciò che accadde a Gesù e che ci narra il Vangelo di questa domenica. Salì sul monte a pregare e mentre pregava si trasfigurò. Il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. La temperatura adatta a trasfigurare Gesù è la preghiera, cioè il suo entrare in dialogo con Dio, suo Padre. E noi? La nostra esistenza personale, la vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità, si trasfigura o è sempre la stessa? Per comprendere davvero il Vangelo di questa domenica, dobbiamo metterci al posto di Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano quel giorno con Gesù, e pensare che ora su quel monte conduce proprio noi il Signore. Cos'altro sarà il partecipare all'Eucarestia se non il rivivere la stessa esperienza di quei tre apostoli? Probabilmente non vedremo il suo volto splendente di luce, la sua veste che diventa candida e sfolgorante, ma c'è una voce che senz'altro risuona anche per noi. Questo è il mio figlio, l'eletto, ascoltatelo. Come si trasfigurerebbe, come cambierebbe la nostra vita se fossimo docili al Signore. Docile è chi si lascia insegnare, educare. Come si trasfigurerebbe la nostra persona se permettessimo al Signore di insegnarci a vivere. Il rischio per noi è quello di prendere invece per maestri tutti quelli che gridano nelle piazze, alla TV, certi paparazzi della politica o della cultura di moda, con l'unico effetto che costoro non possono darci quel calore che fa germogliare la nostra vita dal di dentro. La natura, quando viene la primavera, si risveglia e si trasfigura. Sì, ma anche in noi vi è qualcosa che si trasfigura, e qualcosa che invece non si potrebbe mai trasfigurare, esattamente come nella terra. I sassi, per esempio, le pietre, non germogliano, restano sempre quelli. Quante occasioni abbiamo in cui Dio vorrebbe riscaldarci con la sua vicinanza, la sua amicizia, ma se trova sassi o pietre al posto di cuori di carne, neanche il calore di Dio potrebbe trasfigurare la nostra esistenza. Non ci accada di essere terra buona e disponibile tutti i giorni e di fronte a chiunque, salvo poi a diventare sassi o pietre quando ci avviciniamo al Signore. Questo è il mio figlio, l'eletto, ascoltatelo. Risuona per noi ora questo invito accalorato. Poi è pure vero che noi non siamo né terra né pietre, perché siamo fatti di cielo. Sono là le nostre radici, e quella la nostra patria, ci ricorda San Paolo in questa domenica. Siamo fatti per lasciarci scaldare la testa e il cuore solo da Gesù Cristo. Ci riscalda e ci cambia con la sua parola, perché si è fatto vicino. Tanto vicino da lasciarsi inchiodare alla croce, per amore. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.